Portate amore per il vostro lavoro, voi siete lo specchio bello della città. Impegnatevi a fare spazio al decoro e all'amore per il prossimo. Così il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, che questa mattina ha concelebrato con Don Giorgio Giovanelli una santa messa al Duomo di Fano in occasione del 158esimo anniversario della Polizia Locale. Vi invito, ha detto Sua Eccellenza, a compiere generosamente il vostro dovere, che dovete sentire come una vera e propria missione. Non lavorate con le carte, voi vi interfacciate con le persone. Poi Trasarti ha ricordato come Pio XII definì la figura del vigile urbano. Il vigile urbano è in qualche modo l'occhio, l'orecchio, la mano e il cuore della pubblica autorità a vantaggio del bene comune della cittadinanza. Vi raccomando, proseguito il vescovo, che il vostro occhio sia il più possibile limpido e puro, che il vostro orecchio sia costantemente attento, che la vostra mano sia sempre pronta non solo a indicare la direzione o a regolare il movimento delle persone, ma in primo luogo a soccorrere chi si trova in difficoltà, e soprattutto che il vostro cuore sia vigile, sensibile, aperto e premuroso. Poi a tutto il personale di polizia locale il vescovo ha detto: siate pronti a favorire con ogni mezzo la coraggiosa costruzione della legalità, della sicurezza e della giustizia del nostro territorio. Infine, così come impariamo dal patrono San Sebastiano, sono fondamentali il primato della coscienza, la fedeltà ai propri principi e la coerenza. La politica è arte del compromesso, è fatta di più persone, bisogna mettersi a tavolino, ma mai compromesso vergognoso, mai a dispetto dell'umano che ci abita. Esso ci impone di non perdere la nostra dignità, di aborrire tutto ciò che rega danno agli altri e non va a vantaggio del bene di tutti. Io credo nella buona fede. Non perdetevi d'animo, aggiunto Trasarti, ascoltate tutti, ma tenete solo ciò che è buono e giova al bene della collettività, nella convinzione che la fiducia dei cittadini nella polizia locale sia strettamente correlata ai comportamenti dei vigili urbani nei confronti della gente, in particolare il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà fondamentali dell'individuo. Gli atteggiamenti sono quindi alla base della eticità della funzione e dell'efficienza stessa. Beh, la collettività, il popolo ha sempre il diritto naturale è umano di essere accudito. La Polizia Municipale più di ogni altra deve custodire questo popolo attraverso il bene pubblico, il decoro, l'accoglienza, l'indicazione. E dicevo proprio nell'omelia, ci occorre nella tradizione occhio, cuore, mani e tanta passione. E per avere questa passione bisogna cercarla in se stessi, coltivarla. Proprio per questo le forze del servizio pubblico hanno bisogno di essere un pochettino, non dico coccolate, ma amate, sentire che sono parte di noi e anche quando hanno una dolce severità sono per il bene di tutti e per superare il rancore di qualcuno.